Come possiamo costruire edifici in grado di resistere ai terremoti e magari rendere antisismici anche gli edifici esistenti? Ci sono ovviamente molte soluzioni e uno di questi trucchi moderni è quello dell'isolamento sismico. Immaginiamo di appoggiare l'intero edificio su dei cuscini di gomma. A questo punto, quando arriva l'onda sismica, i dischi di gomma assorbono gran parte dell'energia e l'edificio dondola orizzontalmente avanti e indietro, ma senza subire sforzi particolari. A determinate frequenze, l'edificio tradizionale che vediamo a destra entra in risonanza con le onde sismiche e rischia persino il crollo, mentre l'edificio a sinistra, con i suoi isolatori sismici alla base, anche se si muove, non rischia molto. È importante però in questo caso che le pareti e tutti gli oggetti di arredo pesanti siano fissati in maniera adeguata per non crollare addosso alle persone. Gli isolatori sismici vengono usati per mettere in sicurezza anche gli edifici storici. È un'operazione tecnicamente complessa ma fattibile che si realizza tagliando con cura, un pezzo per volta, tra la fondazione e la struttura e inserendo un numero sufficiente di appoggi elastici.